Voltiamo pagina. Oggi il neo procuratore Nicola Gratteri si è insediato a Napoli, lo ricordiamo all'interno della procura più grande d'Italia, dopo un lunghissimo periodo dedicato a combattere l'andrangheta a Catanzaro. Sul posto per noi Paolo Fusco. Nicola Gratteri è da stamane immesso nelle funzioni di procuratore della Repubblica di Napoli. La presidente del Tribunale, Elisabetta Garzo, ha aperto la pubblica udienza di insediamento in una sala gremita da magistrati, avvocati e operatori nel mondo della giustizia. In aula presente anche una delegazione di cittadini di Catanzaro, dove fino a ieri Gratteri ha svolto la funzione di guida dell'ufficio inquirente. La grande aspettativa è una preoccupazione, ma ce la metterò tutta, ha detto Gratteri alla stampa, non nascondendo la propria emozione. Ha tracciato da prima come si muoverà nei vari incontri e ha ribadito la sua estrema praticità quando lavora. Voglio ascoltare tutti, voglio sentire se ci sono problemi, criticità, per affrontarli immediatamente. Poi cominciare a fare sinergia con tutte le istituzioni e andare a trovare nelle loro sedi la polizia giudiziaria per incominciare a capire quello che stanno facendo e quello che si può fare tutti insieme. C'è una full immersion di conoscenza. Poi passiamo alla fase operativa, passiamo a dire quello che dal mio punto di vista va fatto, migliorato, se c'è da migliorare. I cittadini sono giustizialista, ma sono giustizialista dopo aver ascoltato. Sì, è la mia caratteristica, non mi alzo da una riunione senza aver preso la decisione. Non rinvio mai a domani. Ho sempre fretta di perdere tempo. Non mi piacciono i perditempo, non voglio adulatori, non voglio maggiordomi, non amo fronzoli, voglio persone vere con le quali ci guardiamo negli occhi e ci diciamo quello che pensiamo. Insomma, un decisionista che richiama la lotta contro i poteri forti anche in questa città e che può aprire scenari inediti per la giustizia napoletana, visto il grande appoggio di cui potrà godere. Ponendosi obiettivi precisi, ha anche chiesto ai napoletani di credere di più alla giustizia e di fidarsi, denunciando senza paura, portando ad esempio la ritrovata voglia di lottare che ha lasciato come eredità ai calabresi. Sentiamo questo passaggio. Quello di incontrare più addetti ai lavori possibile, per capire prima possibile e quindi poi essere conseguenziale. Mi aspetto denunce, spero di essere credibile, spero che il mio ufficio sia credibile, al punto tale da ricevere più denunce rispetto a quanto sono oggi. Perché delinquere non conviene. Guardi, io parlo per il distretto di Catanzaro, io ho lasciato una Calabria dove migliaia di cittadini hanno fiducia di nuovo nella giustizia, hanno denunciato famiglie di 'ndrangheta di serie A e quindi spero di riuscire a mettere a più persone possibili nel distretto di Napoli questo tardo. È possibile. Penso, io sono ottimista, io spero di farcela. Una giornata importante per la capitale del Mezzogiorno che apre un nuovo corso con un uomo che ha fatto della giustizia e della lotta alle mafie la propria ragione di vita e che da oggi dovrà misurarsi con un'altra grande sfida. Soddisfazione per la nomina anche nelle parole del musicista partenopeo e amico personale Enzo Avitabile e del sindaco Gaetano Manfredi a margine di un altro evento tenutosi in mattinata. Un uomo eccezionale, un amico. Oggi posso solo dire di essere felice per me e per la nostra città. No, io faccio gli auguri di buon lavoro, è una grande personalità, un uomo che ha dato tanto alla giustizia italiana, penso che farà molto bene a Napoli.